Ciao a tutti, sono Giovanni Randolina, sono qui con la testata Gimme 5 dell'Artesound. Gimme 5 perché la testata, appunto 5, 5 watt di potenza, quindi perfetta per non avere volumi esagerati, perfetta per situazioni di studio, anche se riesce ad arrivare a dei volumi sorprendenti per quello che è il suo wattaggio. In situazioni anche di sala prove o di live, eccetera, comunque sa dire la sua. La caratteristica di questa testata è il fatto di avere uno speaker simulator completamente analogico con uscita Canon, che quindi permette di andare direttamente in un impianto, quindi in situazione live, ma anche in una scheda audio per delle registrazioni. Quindi, appunto, permette di essere utilizzata in contesti live senza per forza dover microfonare la cassa. Noi qui abbiamo entrambe le situazioni, qui abbiamo sia la cassa, una 112 dell'Artesound da 30 watt, appunto microfonata, che dietro appunto il collegamento Canon tramite cavo Canon appunto in impianto, in modo da poter sentire entrambe le possibilità. Allora, sul pannello anteriore abbiamo appunto l'interruttore, poi abbiamo i classici comandi di una testata monocanale, quindi abbiamo il master, l'equalizzazione bassi, medi, alti e il gain. Dopodiché abbiamo questo switch che sempre si riferisce appunto a un'equalizzazione di base. In centro abbiamo una situazione più sul flat. Io comunque ho tenuto un'equalizzazione flat con l'aggiunta soltanto di alcune alte. Se vado ad abbassare lo switch, abbiamo un suono più moderno, che enfatizza appunto le medio-basse e magari scavato sulle medie. Se invece lo alzo del tutto, quindi sopra, abbiamo un suono più vintage, anche più British, con più medio-alte enfatizzate. Per quanto riguarda il pannello posteriore, abbiamo le uscite per gli speaker, quindi abbiamo due uscite, una da 8 ohm e una da 16. Adesso appunto è collegata comunque con la cassa, quindi tramite l'uscita da 8 ohm, cassa appunto 112 dell'Artesound, e poi abbiamo lo speaker simulator, quindi un'uscita Canon che mi permette, come dicevo prima, di andare direttamente in impianto o su una scheda audio. Un livello di volume appunto di questa DI e uno switch a 6 posizioni. Quindi abbiamo 6 diverse voci, quindi un simulatore, uno speaker simulator che mi dà 6 diverse voci. Quindi l'idea nasce appunto da quelle situazioni in cui magari per questioni di spazio, per questioni di necessità, si fa fatica ad andare ad inserire un microfono sul palco, un'asta, eccetera. Quindi è una situazione molto agile, no? Che mi permette di, con un Canon, andare direttamente in impianto. Però il vantaggio è che è tutto completamente analogico. Quindi ricordo un po' la comodità che mi dà oggi un emulatore, però avendo un suono comunque valvolare, comunque analogico, comunque reale. Adesso magari provo a fare delle ritmiche in modo da far sentire la differenza tra il suono microfonato e il suono invece attraverso la DI.